Sembra che molti dei cittadini della Piana si siano organizzati per acquistare una centralina o addirittura più di una centralina e fare rilevamenti per conto proprio. Questo ci sembra comunque una buona idea. Lei che cosa ne pensa? Sicuramente è un'iniziativa lodevole perché qualunque iniziativa sia volta a una maggiore conoscenza della qualità dell'aria nella piana è sicuramente benvenuta ed è utile per i decisori politici nel prendere le loro decisioni. Devo però ovviamente far notare che il piano, almeno per quello che io conosco, di dotarsi di centraline proprie, ha un limite che è ovvio e oggettivo, e vale a dire i parametri misurati sono abbastanza pochi, soprattutto per esempio PM10 o PM2,5 e gli ossidi d'azoto, che non sono degli indicatori specifici per particolari sorgenti emissive. E poi anche la localizzazione, anche se sarà guidata in maniera scientificamente valida, deve essere in qualche modo valutata e deve rispettare certi canoni. E proprio per venire anche incontro a queste esigenze conoscitive della popolazione delocalizzate sul territorio della Piana, l'Università di Firenze, in particolare il Dipartimento di Chimica, vorrebbe lanciare una campagna che si potrebbe chiamare Adotta un campionatore. Questa campagna prevede l'uso di campionatori di nuova generazione, dotati di un pannello solare, quindi completamente autonomi, che possono essere adottati da 16 famiglie della Piana, ovviamente su un disegno a stella intorno, per esempio, alle maggiori sorgenti emissive, ad esempio un campionatore centrale al Polo Scientifico di Firenze oppure vicino a Casa Passerini e gli altri 16 della stella distribuiti nell'intorno, in modo da campionare aerosol per una misura scientificamente valida fatta all'interno del Dipartimento di Chimica. Su questi campionatori verrà determinato non solo il PM10 e il PM2,5, ma verrà fatta una completa caratterizzazione chimica del particolato, con particolare riguardo agli elementi più pericolosi per la salute, come metalli, come cadmio, piombo, arsenico e nickel. Questa iniziativa vorrebbe affiancarsi all'iniziativa dei cittadini, corroborandola e rendendola più significativa da un punto di vista scientifico, e si svolgerà sicuramente all'interno di un piano concordato con la Regione Toscana, con ARPAT e con l'Università di Firenze, oltre ad avere l'accordo dei comuni limitrofi alla Piana, quindi Sesto Fiorentino, Calenzano, Firenze, eccetera. Io penso che questa iniziativa possa dare risposta ai cittadini per una migliore conoscenza della qualità dell'aria nella piana, finalizzata su parametri che possono permettere identificazione delle sorgenti e quantificazione dei più elevati fattori emissivi del traffico, della combustione di biomassa, per esempio anche possibilmente dell'aeroporto, delle emissioni dell'aeroporto e di tutte le emissioni che incidono nella piana fiorentina. Tempi di questo progetto? I tempi devono essere concordati con la Regione Toscana e con i comuni della Piana, perché non possiamo prendere un'iniziativa che sia al di fuori degli enti istituzionali, e quindi dipende esclusivamente dai tempi decisionali della Regione Toscana e dai comuni limitrofi. Noi siamo pronti a installarli da settembre, dal 1° settembre prossimo. Grazie molto.